Ciao, ciao a tutti, buona domenica, benvenuti in questo nuovo video che vi parla oggi di profumi dai sentori dei fiori della primavera. Quando Coco Chanel comunicò al mondo che voleva creare un profumo che sappia di donna, propose un profumo sofisticato che non avesse una nota floreale, mononota, una nota olfattiva prevalente, ma un profumo complesso. A me attraggono ancora molto i profumi naturalistici, quelli pre-Chanel. Capisco che per un naso profumiere sia più allettante creare delle composizioni complesse, perché magari un profumo mononota potrebbe sembrare un po' naif, però tante volte i profumi mononota sono quelli proprio che mi riportano al passato, ai ricordi, come lo è il profumo del Mughetto, che mi ricorda tanto la mia nonna, perché la mia nonna profumava spesso di Mughetto. E uno dei profumi di Mughetto più belli, forse il più bello che io abbia mai sentito, proprio Diorissimo, un profumo nato negli anni 50, mi pare nel 1956, e questo è l'odore che aveva la mia nonna addosso. È stupendo, Diorissimo. E tra l'altro mi ricorda i mazzetti di Mughetto che raccoglievo nel giardino della nonna, il fatto che lei portasse spesso questo odore, che ce l'avesse sugli abiti, sui suoi vestiti. E ricordo che la domenica, quando l'andavo a trovare, mi regalava un mazzetto o di Mughetto o di violette da portare l'indomani a scuola, e io lo regalavo alla mia maestra. Quindi per me l'odore del Mughetto evoca tantissimo il mondo dell'infanzia, mi porta tanto nei ricordi del passato. Ma non solo, sembra che la molecola chimica che viene utilizzata nei profumi per creare i sentori di Mughetto attragga molto l'altro sesso, e proprio questo aspetto è anche stato poi studiato. Si è cercato il fondamento scientifico dal punto di vista chimico di come mai la molecola del Mughetto produca questo tipo di reazioni anche ormonali in chi percepisce addosso agli altri questa fragranza, questi sentori. E vi parlo di Calicanthus di HK. Questo profumo è incredibilmente buono, un profumo in una versione eau de parfum, che produce questo marchio, che tra l'altro ha anche altre fragranze interessanti, e ricorda tantissimo la nota del profumo di Calicanto. E sono i primi fiori, quelli del Calicanto, che fioriscono ancora a febbraio, ed ha un profumo che è veramente inebriante. Questo profumo di HK ovviamente riporta una piramide olfattiva più complessa. Un altro profumo con la nota di Calicanto davvero molto buono, e di questo ne ho parlato nel corso degli anni, è un profumo di fitocose. Molto naturale e adatto a chi ha anche problemi allergici, perché sono delle acque di profumo senza alcol. È il Calicanto di fitocose, davvero buono, lo pagate molto poco ed è una fragranza davvero gradevolissima. Questo profumo di HK invece ha un costo un pochino più elevato, comunque non elevatissimo, perché questo l'ho preso anche scontato, tra l'altro ad un prezzo inferiore ai 40 euro. E tra i primi fiori della primavera abbiamo le violette mammole con il loro odore stupendo, e che in profumeria si ottiene utilizzando spesso quello che è l'iris. Grazie all'iris noi otteniamo sia le note che ricordano quello che in profumeria ricordiamo come profumazione di iris, ma è sempre presente nel dare quella sensazione talcata che abbiamo quando indossiamo profumi con le note di violetta. E anche questa è una vecchia conoscenza qui nel mio canale, ne ho parlato già negli anni scorsi, anche in un video dedicato alla nota di viola. Si tratta di Duchessa di Parma, il profumo alla violetta. Di questo io ne ho già consumato un bel po', come vedete sono a metà quasi flacone, ed è buonissimo. Questo è l'odore proprio delle violette, è un mazzetto di violette che ricorda anche un po' l'odore delle caramelline alla viola.
quelle caramelle dolcissime che ci lasciano quel buonissimo profumo anche in bocca. Davvero stupendo, non ha una durata eccelsa, direi inferiore a Calicanthus, se dovessi fare un paragone, però è buonissimo e questo è un 125 ml e non supera mai i 30 euro, quindi direi che si tratta di un ottimo rapporto qualità-prezzo, quello di Duchessa di Parma. Altro profumo che sa di viole è il profumo di Molinard, il famosissimo Violette. Questo è uno dei parfum, bellissimo anche il flacone di un viola intenso, e anche questo è un profumo che ho, adesso lo tiro fuori del tutto questo incartamento, guardate che anche qua siamo oltre la metà, questo a raccontarvi come io ami il profumo delle viole, perché veramente ne è andato parecchio. Questo non ha una persistenza eccelsa, dura pochetto sulla mia pelle, ma è buonissimo. Qui si tratta di una violetta un po' fruttata, se la Duchessa di Parma per me è una violetta caramellata, perché mi ricorda le caramelle alla viola, questa è una violetta fruttata perché ha al suo interno anche delle note di ribes, di frutti rossi, però pur sempre viola è, proprio profumate di violetta quando lo indossate questo profumo di Molinard, che trovate tranquillamente anche su siti come quello di Notino ed è facilmente reperibile. Qui stiamo parlando di un marchio di profumi di nicchia anche in questo caso. Una viola interessante, purtroppo fuori produzione, è Fleur d'Ombre d'Ombre Violette Ment di Jean-Charles Brosseau. La rosa di Brosseau è splendida, questa la conoscerete senz'altro, ma sempre con lo stesso flacone, invece con il tappo viola, c'è anche questo profumo che sa di violetta e note di menta. Se lo trovate davvero dateli un'annusata, perché è qualcosa di meraviglioso. Io sento in questo momento che mi sta arrivando un odore di violette, ma di violetta di Parma proprio, ancora mentre è chiuso il flacone, non vi dico altro, è qualcosa di meraviglioso. Quindi se avete il ricordo delle viole mammole, del profumo violetta di Parma per intenderci, questo è qualcosa di spettacolare, con questa nota di menta che si riesce a percepire davvero davvero tanto. E un'altra viola, una viola un po' più scura, una viola un po' più dark, se così la potremmo definire, è questo Love in Black di Creed, che al pari del profumo di Molinard, del Violette di Molinard, ha una nota di frutti rossi al suo interno. Anche questo è una violetta fruttata, anche se si fa più profondo, un po' più invernale, un po' più scuro, un po' più misterioso rispetto alla Violette di Molinard, che lo trovo più primaverile, un po' più ingenuo, un po' più spensierato come tipo di fragranza. Quindi se volete optare per una viola un po' più primaverile, direi che con il Molinard andate più sul sicuro, mentre questo profumo qua, appunto, questa intensità e questa profondità che lo fa essere un profumo anche molto adatto alla stagione invernale, una viola invernale direi questa, ovviamente molto molto persistente sulla pelle, questa meraviglia del marchio Creed, Love in Black. E tra i primi profumi della primavera, tra i primi fiori, abbiamo le mimose. Qui dove io vivo basta andare sul lago di Garda e ci sono degli alberi stupendi e sembrano d'oro da quanto sono belli, e le mimose quando arrivano nel pieno della fioritura emanano un odore splendido. E il profumo più bello che io abbia di mimosa nella mia collezione è proprio la mimosa di Fragonard, è la migliore che io abbia mai sentito. Questo che vi sto facendo vedere è fuori produzione, ma non disperate, perché Fragonard adesso ha un profumo che sa di mimosa, che è praticamente identico a questo, che si chiama Belle de Grasse, e lo trovate sul sito di Fragonard. Quindi se cercate la mimosa pura
Eccola, c'è ancora ed è super reperibile. Meraviglia delle meraviglie, questa mimosa spettacolare. E una mimosa che trovo molto buona, però in questa predominano un po' di più le note verdi ed erbacee e che si trova ad un prezzo davvero interessante, low cost. È questa mimosa di Monotemma che è in una versione eau de toilette. Mi dura meno della mimosa di Fragonard, ma sappiate che il prezzo di profumi Monotemma sono davvero, i prezzi sono molto contenuti, quindi per 10-15 euro massimo questo ve lo portate a casa. Si tratta di un bel 100 ml, mi pare di sì che siano 100 ml le confezioni di Monotemma, ed è stupenda, buonissima questa mimosa di Monotemma. Tra i fiori della primavera che io amo ci sono i fiori del lillà, e il mio lillà preferito è il profumo A Drop di Sei. Questo è il profumo che io preferisco con questa nota. In questo caso si tratta di un lillà unito a note di latte di mandorle, quindi è un lillà cremoso, ma la nota prevale davvero del lillà in questo profumo, che tra l'altro ha questo pack così bello, ed è quasi un oggetto antistress il fatto di tenerlo in mano. Sembra quasi una pietra levigata quando lo si tiene tra le mani. Qui abbiamo note di gelsomino, altre note al suo interno, abbiamo la vaniglia, abbiamo l'ambroxan, che fa che questo profumo sia davvero molto molto cremoso assieme a questa nota di latte di mandorla. È una meraviglia che ultimamente anche lo sto vedendo in giro a prezzi davvero molto interessanti, questo A Drop di Sei Miyake. E un profumo che trovo estremamente realistico, perché oggi è di fragranze con profumazioni realistiche dei fiori che vi sto parlando, è un profumo di fiori d'arancio. Trovo che sia davvero molto naturale come tipo di odore, questo Olyssia del marchio di Sylvain de la Cour. Eccolo qui, è veramente fantastico. È un fiore d'arancio splendido, e anche questo è un profumo in una versione, mi pare, eau de parfum. La durata è moderata, ma vi dà questa sensazione di naturale addosso, davvero di un profumo naturale. E altri fiori sempre della primavera, adesso iniziano a fiorire nei parchi le magnolie. E la magnolia più cremosa, forse più bella, direi che ancora quella di Acqua Parma, magnolia nobile. A volte i nasi profumieri esaltano di più la parte agrumata, la parte verde della magnolia, un profumo che secondo me esalta un po' di più la parte un po' più fresca, meno cremosa. È proprio la magnolia di Bulgari, magnolia splendida, che è anche molto buono. Però se cercate una magnolia un po' più dolce, un po' più cremosa, direi che questa di Acqua di Parma, secondo me, rimane ancora uno dei grandi classici dei profumi alla magnolia. E per quanto riguarda la fragranza della Regina dei Fiori, il sentore della Regina dei Fiori, non posso parlarvi almeno di due profumi alla rosa e che sappiano di rosa e naturalistica. Non sto parlando di rose speziate, non vi sto parlando di rose complesse, ma proprio un profumo che sappia di rosa rosa. E se c'è un profumo che sa di rosa rossa vellutata, è proprio il Red Rose di Jo Malone. Questo, quando lo spruzzate, avete addosso un odore realistico di rosa rossa profumata, appena colta. Questo profumo mi fa venire in mente proprio la Papa Mayland, un tipo di rosa ancora antico che emana un odore veramente incredibile, che si sente anche a distanza, perché spesso molte rose bisogna proprio avvicinarle al naso per sentirne l'odore. Ma la Papa Mayland, almeno le Papa Mayland che io hanno usato, si sentiva di queste l'odore anche a un metro di distanza. E
tra i profumi sempre di rosa naturalistica, direi che c'è questo profumo Rose di Paul Smith. Rose di Paul Smith ricorda moltissimo il profumo, il Rose di Chloé, e solo che rispetto al profumo alla rosa di Chloé, questo ha un costo davvero inferiore, quindi se lo trovate ve lo consiglio perché non è così, magari un po' meno persistente, ma lo ricorda molto in una versione direi assolutamente low cost. E direi che sui sentori della primavera non potevo non ricordarvi quest'ultima fragranza, e poi direi che siamo arrivati anche questa domenica alla fine di questo video. C'è questo profumo che è stato creato nel 2021 da Nathalie Lorson. È un profumo con tre note: glicine, nasturzio e muschio. Ma questo profumo vi ricorda davvero tantissimo il glicine. È un profumo estremamente naturale, creato da Avon per la serie Avon Artistique, che vuole essere un po' la nicchia all'interno della profumeria commerciale di Avon. Questo è stupendo. Non è molto persistente, ci sono altri profumi di questa serie Artistique che sono molto più persistenti, però per quanto riguarda la naturalezza e questo odore super primaverile di glicine, mi sento assolutamente di consigliarvelo se lo trovate, anche perché comunque i profumi Avon hanno sempre un prezzo davvero interessante. Piccolo capolavoro per Avon, creato proprio dal naso Nathalie Lorson. Il flacone è davvero un gioiello perché riproduce proprio in filigrana il glicine sul flacone, ed è un profumo davvero davvero sublime. E siamo arrivati anche oggi, anche questa domenica, alla fine di questo video dedicato ai fiori della primavera. Vi aspetto nel prossimo video, che sarà giovedì prossimo, e ci sarà un marchio italiano, un marchio di nicchia davvero interessante, interessantissimo. Non perdetevi quel video, e vi saluto, vi mando un grande abbraccio e vi auguro ancora buona domenica spero di sole per tutti voi in questa giornata di primavera alle porte. Ciao!